Ciao a tutti, oggi siamo a Tokyo, ad Asakusa. Dormiamo qui. Abbiamo prenotato l'hotel bello ed è economico. Ve lo faccio vedere. Vi consiglio molto questo hotel, quindi guardate fino alla fine. Così anche potete provare a dormire qui, proprio in centro di Asakusa. Fatemi sapere con un commento vostra opinione. Ok, iniziamo. Allora, vediamo. Appena sono sceso dall'ascensore, c'è la scala. E ci sono due stanze. Questo è il nostro. Qui non c'è la chiave, solo il codice, quindi dovete inserire. Entriamo. Vedete? Già da qui si capisce. Che bello. Che c'è lo specchio. Qui potete scegliere anche le ciabatte. Così. Io ho usato quello, sì, da buttare, diciamo così. Qui già c'è lavandino e specchio, così. E c'è Viviana e Sakura. E sotto qui c'è frigo piccolo e cestino. Anche lì, in quella zona, potete mettere le valigie. Ah sì, è vero, qui, sta dicendo qui possiamo mettere la valigia. Che ce l'ho presa. Asciugacapelli, e ci sono le tazze e bollitore. Questo sembra nuovo, no? Sì, sì. Non so come aprire. Vabbè. E anche vedete, lo specchio è abbastanza grande, così noi in mattina fretta, se venite tipo 5 amici e io devo fare così, 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 tutti possono usare. Vedete? Sì, ovviamente questo è un hotel. Risparmiare, cioè non è un Prince Hotel con quattro stanze. Ma comunque è bello, eh? È bello, è bello. Prima vediamo qui. Wow! Qui c'è l'altro lavandino. Bello, comunque, vedete? Solo una cosa peccato, non c'è la vasca. Per i giapponesi, però per gli italiani non so quanto è importante la vasca. Vedete così? Doccia. Vediamo com'è forte. Abbastanza. Qui sotto ci sono spazzolini, anche l'altro l'asciugacapelli. Qui c'è, sono e carta igienica, sì. Poi qui che c'è? Vediamo. Eccolo, benvenuti in Giappone. Questo è il Giappone. Bagno automatico. Ciao. Così. Super pulito, eh. Così. Va benissimo. Poi la stanza. Ci sono due letti. Tutti e due sono abbastanza grandi, eh. No. Una piazza e mezzo secondo me. E poi vedete questo. Sì. Sono sedie e tavola. Magnetico? Sì, questo. Vedete è così, si attacca così. Se avete tipo, si prendono da Dyson i ganci magnetici, potete appendere quello che vi pare. Bello, eh? Così. Sì, è così proprio. Sì, sì. Comodo. Sì. Poi stanza così. Anche qui in realtà c'è futon, quindi si può dormire, no? È tipo tatami. E c'è una tavolina qui potete. Sì. Qui potete cenare. Sì. Abbiamo prenotato questo hotel perché? Perché era in offerta, sì, economica. Perché solitamente c'era scritto 11.000 yen, quindi più o meno 80 euro. Però con questa offerta abbiamo prenotato 3.500 yen, quindi tipo 25 euro, proprio poco, e anche qualità non è basso. No, però alla fine anche a prezzo pieno, sì, su 10.000 sì, yen. Sì, va bene per, sì. Tre amici, comunque proprio buon prezzo, è, sì. È pulito, quindi secondo me vale la pena. Sì, questo non so, l'aria condizionata, no, channel, ma non so. Perché l'aria condizionata qui? E tu ci sono anche le
Ah, sì, forse è tipo... Sì, 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 USB lì, se non si vede troppo lontano. Quindi è comodo. Sì, e qui sul letto ci sono asciugamani. Solitamente l'hotel a Tokyo non c'è balcone in questo prezzo. Solo finestra, e quando apriamo finestra solo c'è muro, muro di palazzo. Però qui vediamo com'è. Ta-tan, qui c'è balcone. Non so se si può aprire o no. Però hanno bloccato. Però va bene, si può vedere fuori, eh. L'unico problema che ho notato è che per entrare in questo hotel, per arrivare alla hall, bisogna fare 4-5 scalini andando verso il basso. E non c'è un ascensore, niente, quindi bisogna farli per forza così. E se avete qualche problema motorio, oppure se come noi un passeggino o una valigia molto grande, quello può essere un problema, ecco. Per fare il check-in ci sono degli iPad, è tutto automatico, fate tutto voi, però c'è la lingua inglese, quindi non ci sono problemi. Ed è un po' lunga la procedura, però serve anche a non avere quei problemi in hotel, perché chiedono i documenti e tutto il resto, quindi c'è più sicurezza. Anche l'ascensore non è grande, quindi ricordatelo, se avete la valigia gigante e dovete fare 2 o 3 volte. Sì, sì, internamente c'è l'ascensore. Noi siamo al sesto piano in questo momento. Ti è piaciuto, no? Sì, molto. È forse il più bello che ho visto in questi 2 anni in cui abbiamo dormito spesso a Tokyo, perché sì, i prezzi sono più bassi, non essendoci turisti e tutto. Sì, credo sia proprio più pulito, più che altro, nuovo. E c'è tanto spazio volendo. Soprattutto economico. Economico, vabbè, ma economici ne abbiamo trovati in realtà. È proprio... Ha riso come economico parola. Solitamente gli economici erano sempre sporchi. Ah, sì, sì, sì. Invece questo, sì, sì, mi ha stupito. Sono rimasta tipo... Sì. È un po' preoccupata, eh. Vedete questa faccia soddisfatta? Sì, sì, sì. Questo si dice soddisfatta. Vabbè, sì. Anche se vi consigliamo molto 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 questo hotel, sì. Sì, anche a un prezzo più alto. Sì, comunque centro. Sì. E non avete il rischio di perdere la chiave, perché tanto sì. C'è. Solo fate la foto. Va bene, a voi è piaciuto l'hotel? Fateci sapere con un commento. Sì, se conoscete qualcun altro condividetelo qui sotto nei commenti con gli altri utenti, visto che il Giappone forse tra poco riaprirà. Sì. Potete scambiare le vostre informazioni sui commenti, così saranno utili secondo me. Adesso facciamo mangiare questo Saru Sakura-chan. E mangiamo noi anche bene e dormiamo. E ci vediamo al prossimo video. Oh no! 8 cake table. Quante ne sono? Troppo.